Davvero inquietante la realtà che emerge da questo servizio di Liceo Martinelli. Allora, cambiamo discorso. Vi faccio vedere questa immagine tratta da un calendario che i vigili del fuoco francese hanno fatto per scopi benefici. Ma siccome io sono con i vigili del fuoco italiani e con Antonio Brizzi, che è segretario generale del sindacato autonomo dei vigili del fuoco, il rischio è quello che voi dobbiate farlo quasi per evitare di non restare in mutande per altri motivi, per motivi occupazionali. Ma la loro storia ve la raccontiamo subito dopo la pubblicità. Allora, i vigili del fuoco francesi si sono spogliati per un calendario benefico, ma con Antonio Brizzi e gli altri vigili del fuoco italiani che sono qui intervenuti in studio, il rischio è quello di ritrovarsi in mutande perché perdete il lavoro. Avete già dimostrato ai poteri di cosa siete capaci, che non avete paura delle proteste, avete voltato le spalle al potere. Antonio. Allora, prima di tutto in Italia questi non esistono, perché noi abbiamo di più minimo di 30 anni. Infatti la classe media dei vigili del fuoco è 45 anni. Innanzitutto non abbiamo voltato le spalle né al cittadino né al ministro, perché noi siamo qui stasera ma siamo pronti a morire per gli italiani. In tutta Italia siamo pronti a morire per voi. Naturalmente abbiamo girato le spalle al messaggio, perché naturalmente questi messaggi che sono arrivati, io ho partecipato, tutti belli. Tutti bei messaggi, belle parole, che noi siamo pronti a rischiare. Però ragazzi, noi percepiamo tra i 3 e i 700 euro in meno di un poliziotto, un solito ministero, da 30 anni. Questo è il problema. Noi siamo tra i nuovi poveri. Noi abbiamo figli che non possiamo portarli in ferie, bimbi piccoli, perché naturalmente siamo vigili del fuoco, siamo anche uomini o donne come tutti voi. Noi siamo pronti a morire per voi, ma questo Stato è pronto a darci i soldi che ci spettano, perché chi ha bisogno di soldi stasera, dove tutta Italia è in crisi, se abbiamo sentito delle cose che ci toccano il cuore. Ebbene, ci toccano il cuore, ragazzi, dovete pensare anche, dire, ma come mai questi pompieri non li pagano? Come mai da 30 anni questi soldi che hanno risparmiato, dove li hanno messi? E dire che ci sarebbe anche lo scenario, perché l'abbiamo visto, sul terrorismo, la sicurezza. Cioè, quindi lo diciamo al governo, cioè, basta con la propaganda. Diamo il giusto alle persone che lavorano per la sicurezza di questo perché paese. Perché se viene un attentato non convenzionale, se non ci sono i vigili del fuoco o non c'è le attrezzature giuste, cosa fanno i cittadini? Allora, restiamo nell'ambito della sicurezza, perché...